successo esterno da parte del Tor di Quinto di Schiavi che batte al San Michele per 1-0 la Polisportiva Carso di Simonetta, nona giornata del campionato allievi Elite, fascia B. Il Tor di Quinto vince grazie al gol di Celeste al 22esimo del primo tempo, ma prima vera azione da gol che arriva al 17esimo con ottima la chiusura da parte di Ambrogi che manda il pallone sul fallo laterale. Altra chiusura dall'altra parte opposta, questa volta al 18esimo minuto con Formica dopo il cross arrivato dalla sinistra che tenta la conclusione. Bravo, questa volta sarà la difesa del Tor di Quinto e Maxim a mettere il pallone fuori dall'area di rigore. 20esimo, prima vera occasione ancora da parte del Tor di Quinto con Bravo questa volta Dezzi a tenere il pallone basso. Poi al 22esimo arriva il vantaggio da parte della formazione ospite. Sarà Bravo Spizzuoco a tentare una prima conclusione in porta. Poi è Celesti a battere Dezzi per il vantaggio da parte della formazione di Schiavi. Polisportiva Carso che si riversa all'area avversaria e in tre occasioni ha un'opportunità per pareggiare. Prima è Veneziani sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi dal corner successivo sarà questa volta Ragozzo a mettere il pallone oltre la linea, oltre la traversa. Poi altra occasione ancora per la Polisportiva Carso, ma primo tempo che finisce qui. Ripresa con un'altra occasione al quarto minuto, questa volta per Veneziani che prova a girare, brava da parare Palombelli. Tor di Quinto che si riversa invece in area avversaria in ripartenza e dal cross dalla sinistra arriverà il colpo di testa da parte del numero 7 della formazione ospite che metterà il pallone sopra la traversa, trattasi di Tartaglia. Poi sarà ancora Spizzuoco a mettere il pallone oltre la traversa, ultima vera occasione che arriverà al 37esimo e sarà ancora Veneziani dopo un'ottima azione corale da parte della Polisportiva Carso con Formica a mettere il pallone al centro e il numero 9 a tentare la conclusione. Palombelli tiene il pallone lì e il match finisce qui.